Tre cose che non dovete assolutamente fare se venite in vacanza in Messico perché sono vietate. Numero 1, l'alcol. Qui in Messico, come in tutta l'America, è vietato bere nella via pubblica, quindi nelle strade non si possono bere né passeggiare con bottiglie di birra aperto, superalcolici, cocktail, lattine e quant'altro. È un delitto federale, quindi è un reato, vi potrebbero arrestare. Qui a Playa del Carmen, nella Riviera Maya, sulla Quinta Avenida, che è la via turistica, e nella spiaggia è tolleranza, quindi potreste bere, non avete problemi, però non dovete essere troppo ubriachi. Numero 2, la pipì. E certo, prima si beve e poi si piscia. Esatto. Potrebbe essere scontato di non fare la pipì in strada per educazione e rispetto, ma purtroppo nel 2023 non è ancora così. Qui in Messico è vietato perché è un reato, è un delitto federale, quindi vi arrestano se vi becca la polizia. Perché tante persone anche in strada gli scappa, vabbè, dai, dietro l'angolo, dietro l'albero, o escono dalla discoteca di notte e gli scappa e la fanno. Non fatelo, ragazzi, perché vi potreste trovare in problemi seri. Se vi becca la polizia, senza se e senza ma, vi arresta. A parte che se siete stranieri, magari date anche la mancettina, vi lascio andare. Ma non fatelo. Numero 3. Il più importante in assoluto, mi raccomando. È severamente vietato venire in vacanza in Messico e prenotare nei villaggi turistici e resort all inclusive. Ovviamente stiamo scherzando, voi fate quello che volete, ma noi lo sconsigliamo sempre. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!